Amici di TV City, ma soprattutto amiche di TV City, bentrovati al 50° appuntamento con Kickoff, la rubrica di calcio internazionale, per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata parliamo di calcio femminile, riparte la stagione europea, riparte la Women's Champions League, nel suo formato ormai in uso da un paio di anni, a 16 squadre suddivise in 4 gruppi da 4. Purtroppo non c'erano squadre italiane già ammesse alla fase a gironi, infatti le tre squadre ammesse hanno dovuto fare i preliminari. La Roma, campione d'Italia nella scorsa stagione, ha dovuto affrontare il percorso campioni riservato alle squadre vincitrici del proprio campionato nazionale, mentre la Juventus, seconda, e la Fiorentina, terza nella passata stagione, il percorso per le squadre piazzate. Cominciamo proprio dalla squadra viola, che ha dovuto iniziare il suo percorso dal primo turno preliminare, che si snodava in mini quadrangolari di quattro squadre, ovviamente semifinale e finale ospitate in un'unica sede. La Fiorentina era stata sorteggiata nel girone che si è giocato a Brøndby in Danimarca. La sua semifinale è stata proprio contro le padrone di casa, le danesi del Brøndby, che ha visto che sono state sconfitte dalla squadra viola per 1-0 con la rete della Bonfantini, quindi Fiorentina qualificata per la finale di questo mini quadrangolare, dove ha trovato le olandesi dell'Ajax, anche qui vittoria viola per 1-0 con la rete della Janogi, quindi Fiorentina che supera il primo turno preliminare e accede al secondo turno, dove è stata sorteggiata contro le tedesche del Wolfsburg, ostacolo purtroppo insormontabile per la rappresentante italiana. Infatti le tedesche si sono imposte all'andata, Viola Park addirittura con un perentorio 7-0 per le tedesche, Engering doppietta, Pop tripletta per lei, Brand e Enderman le marcatrici per la squadra tedesca, che poi si è ripetuta nella gara giocata in Germania, la gara di ritorno 5-0 questa volta per le tedesche, a segno calma ancora Enderman con una doppietta, Brand e Selner, quindi un totale di 12-0 purtroppo per la squadra tedesca, che quindi accede alla fase a gironi, mentre per la Fiorentina purtroppo si interrompe il percorso in Champions League. Secondo turno che vedeva in scena anche la Juventus, arrivata ovviamente seconda nella scorsa stagione, che è stata sorteggiata contro una squadra molto quotata, le francesi del Paris Saint-Germain, semifinaliste nella scorsa stagione. Le bianconere si sono imposte nella gara di andata giocata a Biella per 3-1, vantaggio bianconero con la Vansgaard, pareggio parigino con il Samura, poi Cantore e Bennison per le bianconere, che fissano il risultato sul 3-1. Alla gara di ritorno giocata a Parigi ha visto un nuovo successo delle bianconere per 2-1, Cantore porta in vantaggio le bianconere, il pareggio francese con Lecter su calcio di rigore, poi il sigillo finale della Bonansea, 2-1 per la Juventus, che quindi si qualifica meritatamente per la fase a gironi, eliminata a sorpresa la squadra del Paris Saint-Germain, ripeto semifinalista nella scorsa stagione. Passiamo alla Roma, che era impegnata nel percorso riservato alle squadre campioni nazionali. Le giallorosse sono state sorteggiate, un sorteggio diciamo abbastanza agevole, contro le svizzere del Servette Chinoise. La Roma si è imposta nella gara di andata giocata alla Tre Fontane di Roma per 3-1, Minami per le giallorosse, Koronen per le svizzere, poi doppietta della Vienza ancora per le giallorosse, 3-1, quindi la gara di andata, e la gara di ritorno giocata in Svizzera è stata quasi un monologo giallorosso 7-2 in favore della Roma. Havi per le giallorosse, poi doppietta della Dragoni per le svizzere, a segno Saud, poi la Giuliano, la Dragoni ancora, la Masci per la squadra del Servette, e la Giacinti con una doppietta per la Roma, fissa un risultato quindi sul 7-2, Roma che si qualifica quindi per la fase a gironi come nella scorsa stagione. Andiamo quindi a vedere i gironi già sorteggiati per questa fase principale del torneo della Women's Champions League. Il gruppo A vede l'Olympique Lione, una delle squadre favorite alla vittoria finale, le francesi del Lione, poi le tedesche del Wolfsburg, come detto giustiziere della Fiorentina, la Roma, quindi campione d'Italia sorteggiata con le Wolfsburg e il Lione, e insieme al Galatasaray, la squadra turca. Gruppo B che vede gli inglesi del Chelsea, le spagnole del Real Madrid, le olandesi del Twente e le scozzesi del Celtic Glasgow. Nel gruppo C troviamo il Bayern Monaco, la squadra tedesca del Bayern Monaco, gli inglesi dell'Arsenal, la Juventus, seconda classificata, che proviene, come detto, dal turno preliminare, e le norvegesi del Vålerenga. Mentre nel gruppo D troviamo i campioni in carica, le spagnole del Barcellona, sorteggiate con gli inglesi del Manchester City, le austriache del St. Pölten e le svedesi dell'Hammarby. La finale di questa Women's Champions League si giocherà il prossimo 25 di maggio del 2025 in Portogallo, a Lisbona, allo stadio José Alvalade.
Bene, finisce qui questa puntata di Kickoff riservata al calcio femminile. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!